E siamo in compagnia di un altro siciliano, Gianluca di Palermo, quanti anni hai? Allora, ho 31 anni. Dove lavori? Lavoro al Bogo Mixology di Palermo. E cosa realizzi questa sera sia per le degustazioni che per il pubblico? Allora, stasera ho voluto portare qui il nostro concetto di miscelazione, il concetto di miscelazione di Bogum, una miscelazione italiana e che strizza l'occhio alle tecniche di cucina, in quanto siamo il cocktail bar di un'azienda che ha anche dei ristoranti gourmet a Palermo, di cucina tipica. Ho portato Carosello, un twist sulla giostra d'alcol di Prampolini, un drink che pensa un po' dei primi del Novecento, è un drink futurista che ha il Marsala 3 di Cantine Pellegrino, il Bitter Rouge, Ginger Ale, una chips di parmigiano reggiano, quindi non tipico aperitivo, non esiste aperitivo italiano dove non si mangia qualcosa, e salvia che prolunga l'esperienza del drink perché si può odorare. E l'altro drink è il dopo teatro, abbiamo twistato in chiave after dinner un tipico drink italiano, il Milano Torino servito con il liquore alla liquirizia Giardini d'Amore, Bitter Rouge, Vermouth Riserva Gallalberto Rosso, quindi abbiamo il tipicissimo abbinamento della miscelazione italiana, dolce amaro, e sopra finiamo il drink con una meringa sifonata al limone, quasi un sorbetto. Senti, mi sembri la persona adatta a cui chiederlo, ma la mixology oggi soprattutto non si improvvisa, c'è tanto studio dietro, c'è tanta preparazione e tanto allenamento. Sì, senz'altro. Io penso che sia nella miscelazione che nella cucina, un po' nel mondo dell'accoglienza, della ristorazione, l'improvvisazione ormai è demodè, non è vecchia. Sì, bisogna studiare. Io penso un po', faccio questo mestiere da quando ne ho 16, solo negli ultimi 6 mi sono specializzato perché prima studiavo ingegneria nucleare. Quindi ho voluto portare il mio know-how in questo mondo perché è un mondo davvero che può dare tante soddisfazioni, un mondo altamente meritocratico e anche un lavoro creativo che mi permetta di stare bene con le persone e fare quello che mi piace fare.